Ora cercheremo di ripercorrere questi concetti della Smart Factory con tre aziende, tre aziende che hanno fatto della, della digitalizzazione della Smart Factory, hanno fatto un elemento distintivo, un elemento di vantaggio competitivo rispetto ai competitor. E lo facciamo con tre prospettive un po' diverse, quindi aziende che hanno un DNA differente ma tutte accomunate dalla voglia di innovarsi, di digitalizzare e di creare il concept e di implementare il concept della Smart Factory e della fabbrica digitale. Uh, primo, il primo amico che chiediamo di, di salire sul palco è Massimiliano di Danieli, sia io di Danieli, uh, che oh, azienda, grazie, grazie Massimiliano, accomodati. Oh, yeah. Un'azienda che si. Ah, credo, a sinistra o a destra, dove preferisci. Ok. Daniele, in realtà, che fa del, dell'innovazione e quindi della tecnologia un proprio elemento distintivo. Il secondo amico che chiedo di salire sul palco è Pasquale Casillo, eh, è presidente della Mulino Casillo. Grazie, Pasquale, benvenuto. Grazie che ci par parlerà di come coniugare la tradizione alla digitalizzazione e la sua idea, il suo pensiero di fabbrica digitale, addirittura di azienda digitale. E la terza persona invece è Ezio, Ezio di Comao, che ci rappresenterà invece delle esperienze, Ezio Fregnan, che ci rappresenterà come effettivamente le esperienze digitali possono essere portate concretamente a vivere tramite dei laboratori digitali, per il quale insomma ci darai qualche esempio. Ma inizierei proprio con Massimiliano. Eh, abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di fabbrica digitale, ma eh, non è mica tanto semplice spingere l'innovazione digitale all'interno delle aziende e quindi qual è la vostra ricetta? Come fate a spingere <ride> l'innovazione digitale? Qual è il segreto di Danieli? Non c'è una ricetta, <ride> purtroppo, purtroppo non c'è una ricetta. Eh, mi sono un po' interrogato spesso no? se esiste un modo di fare cose. In realtà, in realtà ci sono delle metodologie, ci sono de 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 delle cose che si possono, si possono imparare, però è sempre, è sempre una scoperta. Forse in questa scoperta ci sono almeno tre elementi che però sono sempre ricorrenti, almeno nella nostra, nella nostra esperienza e nella mia esperienza. Il primo è il contesto. Bisogna capire... Dove si è, dove si lavora, eh, possono essere poi eh, flebili segnali, possono essere trend tecnologici, possono essere trend di mercato, ecco, bisogna poi prendere tutte queste cose. E contestualizzarle e portarle in azienda e fare in modo che in qualche modo eh, le, 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 si possano generare delle idee partendo appunto dal contesto. Eh, noi dobbiamo comunque conciliare quella capacità di innovare con la capacità di mettere a terra e realizzare qualcosa che è tipica di un'azienda industriale e quindi ci vuole un secondo elemento che secondo me è ricorrente sempre che è quello della gestione del cambiamento. La gestione del cambiamento per l'IT prima di tutto perché anche l'IT deve gestire il cambiamento al proprio interno ma anche in azienda perché noi dobbiamo accompagnare l'azienda da un paradigma tecnologico a un altro e quindi la vera sfida non è solo esclusivamente avere un digitale che possa essere adottato come soluzione ma anche quello di riuscire a smontare tutti quei strati tecnologici e processi che si creano negli anni, specialmente in aziende che possono avere un ciclo di vita del prodotto molto ampio e che quindi tendenzialmente tendono a non cambiare, esattamente poi come fa l'IT, no? che ha 10.000 ragioni per rimanere fermo, dalla compliance alla sicurezza al GDPR, ma in realtà deve cambiare più in fretta di tutti. E quindi gestione del cambiamento vuol dire anche Volontà e capacità di cambiare. E arrivo al terzo elemento che secondo me è importante che è quello dell'imprenditorialità quasi che dobbiamo avere, cioè quella sorta di coraggio che ci fa prendere le decisioni nel momento giusto, né prima né dopo per non bruciarle. Noi abbiamo la fortuna, nel, per chi lavora nell'IT, di avere la possibilità di vedere il futuro in anticipo, due o tre anni prima che si realizza, Può essere un'attitudine, può essere una competenza che si acquisisce, non importa. Però questa capacità o attitudine o fortuna in realtà si accompagna di un altro elemento, che è il coraggio e la voglia di fare. Avremo 10.000 ragioni per lasciare tutto così com'è, per non toccare nulla e sono proprio quelle che invece ci devono forzare a cambiare tutto. A cambiare, no? a cambiare infatti. Guarda, uso uno dei termini nel, nell'ultima parte del tuo intervento, che è quella dell'imprenditorialità, cosa che Carlo ha sempre avuto nel DNA coniugando un po' la tradizione alla digitalizzazione, alla fabbrica digitale. Ecco, come l'avete interpretata voi la fabbrica digitale? Ma la fabbrica digitale l'abbiamo interpretata ovviamente con investimenti abbastanza eh, consueti in questo campo. Quindi parliamo di eh, sensorizzazione, parliamo di sistemi di controllo di processo e però secondo me in un contesto come questo e peraltro nel mio ruolo di imprenditore credo che possa essere interessante eh, collocare queste iniziative in un quadro più strategico. E, mh, il cambiamento profondo che deriva dalla, da questo approccio ai processi è eh, senz'altro quello di esplicitare uh, tutte le componenti e tutti uh, gli elementi dei nostri processi. Mm, solitamente credo che mm, si abbia la percezione che mm, ciascuno nel proprio campo abbia una conoscenza e una percezione dei propri processi che sia profonda. Questo in realtà è tutt'altro che è vero. E quindi queste tecno le tecnologie digitali ci eh, consentono di arrivare ad una consapevolezza dei processi che poi hanno come conseguenze tutti gli effetti di cui tu parlavi nella tua presentazione, che è stata assolutamente completa ed esaustiva in termini di miglioramento di prodotto, in termini di efficienza, in termini di sostenibilità, ma alla base di questi effetti cosa c'è? C'è il fatto di riuscire ad avere una consapevolezza del processo e del prodotto conseguentemente molto più profonda. Questo è assolutamente un elemento di grande valore. L'altro elemento di grande valore legato all'applicazione di queste tecnologie è che in realtà questa consapevolezza però non è differita nel tempo, è eh, online e quindi questo ci consente di avere un governo del processo molto più reattivo e tempestivo ed è quell'elemento che consente anche alla dimensione industriale di... Pervenire a un livello di eh, customizzazione del prodotto molto più elevata. Il mondo va verso, va, è andato verso la customizzazione, ogni cliente vorrebbe un prodotto esclusivo, individuale. È chiaro che su scala industriale non riusciamo ad arrivare a livelli di customizzazione così ehm, spinti. Però vi posso assicurare che la, nostra, la profondità della gamma dei nostri prodotti è aumentata in maniera incredibile e, e questo è reso possibile anche dalla fabbrica digitale e dalle nuove tecnologie. Quindi questa è una grande opportunità perché ci, ci rende coerenti con l'evoluzione del contesto. Del, conte, del contesto e di ciò che il consumatore effettivamente vuole. Eh, certo, l'azienda però, come ci descrive Pasquale, sta cambiando, no? sta cambiando nelle proprie persone, negli strumenti è veramente un fiume no? che è in continua inondazione sì. e eh, che dobbiamo in qualche modo riconvogliare sulle nostre persone, sui nostri talenti. No? Quindi quale deve essere? Ecco, no? Mao eh, fa di questo, ne fa un mestiere ed edezio, ne fa una propria passione no? sul mercato. Sì. Qual è il mindset che dobbiamo, che devono avere le persone all'interno dell'azienda per poter implementare una fabbrica digitale o per andare verso la digitalizzazione? Bene, eh, innanzitutto grazie dell'invito, Riccardo. Eh, Comau è un'azienda leader nel campo dell'automazione e della robotica, è un'azienda italiana e pensate, si stima che una macchina su tre che viaggia oggi nel mondo, non in Italia, nel mondo, nei cinque continenti, sia prodotta con i nostri impianti. E un signore che ha un mindset un po' particolare, che è nostro cliente, parlando di mindset, si chiama Elon Musk, un anno fa all'Italian Tech Week che ha ringraziato Comau per aver salvato la Tesla, perché lui ormai si era venduto le macchine a proposito di digital transformation, ma non le aveva ancora prodotte. E quindi gli ho mandato 1.500 persone che se abbiamo negli Stati Uniti per aiutarlo a tirar fuori dalle linee le Tesla. Eh, stiamo vivendo un momento straordinario. Giovanotti, sono le 5 di sera, vado su delle citazioni un po' più eh, di basso livello, dice che siamo dei ragazzi e delle ragazze fortunate, proprio perché le tecnologie, come Riccardo ci diceva, stanno cambiando il modo di lavorare, ma le tecnologie hanno un andamento esponenziale e l'essere umano invece è un po' più lento, ha un andamento logaritmico nel cambiare, c'è un gap, come colmare questo gap con nuove mentalità e come ho scritto nel mio ultimo libro, Learning Agility 4.0, di una nuova cultura del lavoro. E allora ci siamo inventati un'idea non tanto per e non solo cambiare la mentalità degli studenti, dei lavoratori mentre sono in azienda, ma di iniziare dagli studenti, dai bambini delle scuole elementari, delle medie e delle superiori. Come l'abbiamo fatto? Con un, creando dei learning center capaci sugli adulti, ma anche sui bambini, di stimolare questo nuovo mindset. E, e stiamo cercando di farli gemmare. E uso la parola gemmare proprio per contribuire a cambiare questo mindset, non tanto perché sia una mia parola, ma perché ho avuto l'onore di raccontare questo progetto al Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, che proprio lui mi ha detto, Dottor Fregnan, l'ha esorto a far gemmare questo progetto. Quindi con EY stiamo ragionando, ma benvenga con Pasquale e con tante persone qui oggi, su come far gemmare questo progetto, che va sul mindset. Come nasce? Nasce in un garage, perché oggi sapete che le cose... Le business partono da lì. Si fanno nel garage. Eravamo lì che sviluppavamo questo robot, che si chiama Edo. Siamo accorti che questo robot aveva una capacità straordinaria. Quale? Quella di fare innamorare i ragazzi e le ragazze. Un po' come il miele. L'abbiamo visto man mano che i ragazzi, ma gli stessi progettisti giravano intorno a questo robot attratti come il miele. E allora abbiamo detto: usiamolo, usiamolo per sviluppare un nuovo mindset. Usiamolo per portare i giovani e i lavoratori verso le STEM, le Science, Technology, Engineering, Mathematics Disciplines, e per diffondere veramente questa mentalità che tutti dobbiamo avere. Riccardo, se per te va bene farei vedere un video per farvi vedere che cos'è uno di questi Learning Center, che crediamo sia uno strumento formidabile per diffondere questo... Non è questo il video, è l'altro. Chiedo alla regia di cambiare video. Per diffondere questo mindset sfruttando il robot, perché i nostri giovani, io ho quattro figli, sono tutti innamorati della tecnologia. E allora, e allora abbiamo detto usiamola questa tecnologia, ma non per portarli verso la tecnologia. Per portarli su qualcosa di più importante che la cultura del lavoro, che Pasquale, e che le aziende qui rappresentate, che EY promuove. Sul territorio italiano e mondiale. Ecco, vedete, un robot è un robot semplice, l'ambasciatore della nuova tecnologia che c'è nel mondo. Ma il KPI più importante sono gli occhi che brillano, che fanno sì che la mentalità, l'anima, il corpo e la mente di questi ragazzi e di queste ragazze vengano ingaggiati. E, e quindi in questi learning center l'idea di ispirare, di far appassionare, di coinvolgere. Questi ragazzi e queste ragazze, iniziando da piccoli perché quando si ha 50 anni eh, è un po' troppo tardi. E allora in questi learning center proviamo a diffondere questo, ma questo mindset e proviamo a installarli presso le aziende, presso i comuni, presso le scuole, offrendo gratuitamente a eh, tutti gli studenti di tutte le classi di fare un'esperienza. Qual è questa esperienza? E eh è un'esperienza che inizia da un benvenuto verso, verso il mondo dell'azienda, dall'usare le proprie mani per fare le cose. Il mondo digitale non è un mindset che ignora la dimensione della, della materialità. E poi sì, si fa la materia con robot, la somma, la sottrazione, le equazioni di primo o di secondo grado, la retta, la sinusoide. Insomma, un mondo delle STEM, dove però si esercita questo mindset di apertura questo mindset di interdisciplinarietà, questo mindset di capacità di collaborare insieme agli altri per arrivare a un risultato, cogliendo tutte le opportunità che scaturiscono dal, dal lavorare con l'essere umano e cogliendo tutte le opportunità che scaturiscono dalle nuove tecnologie. Un nome e cognome, chiudo prima, questa prima risposta. Eh, un mesetto fa l'amministratore di Ferrari mi ha chiamato e mi ha detto: Ne voglio uno. Il dottor Vigna, Benedetto Vigna. E 15 giorni fa, con il presidente della regione e con lui presente, era il giorno in cui lanciava la puro sangue. Per darvi un'idea, un giorno dove veniva lanciato il primo SUV della Ferrari, eccellenza italiana. Lui era con me due ore a inaugurare questo learning center. E quindi, e chiudo eh, così, la call to action è quella di aiutarci a diffondere questo nuovo mindset e di farlo iniziando dalle nuove generazioni. Bene, grazie Ezio. Mindset che eh, mi riunisco al, al pensiero di Massimiliano all'inizio, mindset mi serve per poter poi essere il giusto posto dove andare a coltivare delle competenze e quindi ritornare a spingere no? l'innovazione della quale abbiamo parlato prima. Ecco, ma quali competenze devo avere all'interno dell'azienda per poter spingere, dare fuel all'innovazione, fare in modo che prenda in azienda? Beh, in realtà i, i meccanismi che abbiamo visto di apprendimento sui bambini ehm, sono su tutti, anche sull'uomo e quindi anche nel sistema azienda nel suo complesso. E quindi io dico sempre che vedere e toccare è più semplice che spiegare. E sbagliare in un contesto eh, idoneo ci aiuta a fare sempre meglio. E allora quindi questo vuol dire che bisogna creare questo contesto. E per esempio quello che abbiamo fatto è stato quello di crearlo non in un garage, ma in caso, nel caso specifico, negli uffici di, di Danieli, nell'IT in particolare, ma poco importa. Lo abbiamo fatto unendo insieme sia competenze che tradizionalmente si dicono di business, sia competenze IT e quindi accanto al tradizionale modo di gestire dell'IT, quindi col portfolio, con il catalogo servizi, con le iniziative strutturali che danno sostenibilità, come il nuovo IRP, il nuovo sviluppo prodotto, eccetera, eccetera, abbiamo creato un ambiente dove si possa fare sviluppo agile e condiviso, dove quelle competenze possono essere da una parte sviluppate insieme, quindi il business... Che porta alcune delle competenze di prodotto a secondo della sua area di appartenenza, si, si immerge, si fonde con l'IT che insegna eh, come fare sviluppo agile in modalità sicura, protetta e scalabile e sostenibile nel tempo e insieme si identificano nuove opportunità di business. Questa formula che in realtà si autoalimenta raggiunge due obiettivi di base. Il primo e che in realtà loro stessi, nel momento in cui poi torneranno, magari nei loro uffici, diventeranno evangelisti del digitale, esattamente come i bambini da piccoli. Quindi la nostra ambizione, quella della Danieli, è quella di avere un ecosistema dove si possa respirare la capacità di utilizzare il digitale. E quindi quelle persone diventano, non so, quasi come degli ambasciatori no? delle stesse. Anche perché hanno capito non solo come farlo, ma anche come sfruttarlo. E il secondo elemento che è veramente importante è che in realtà lo facciamo tutti, lo facciamo collaborando e questo fa sistema e nell'azienda questo diventa ancora di più, come posso dire, eh, sostenibile e resiliente no? rispetto alle evoluzioni future. Spesso eh, c'è sempre in effervescenza intorno al digitale, tutti, eh, chiunque vuole provare la cosa, ma poi nel lungo periodo eh, magari manca quel salto. Allora, questi due elementi e questa creazione di un, di un gruppo di lavoro che non è più IT e business, ma è unico, dedicato, mm -hmm. secondo me è per noi è un, sta già producendo dei risultati ed è sicuramente un acceleratore. Un, un acceleratore. Bene, bene, quindi competenze, mindset, asset digitale. Pasquale, tu, che quando parlo con te, sempre mi apri un po' il mondo e che cosa succede no, nel futuro. Come useresti allora, tutti questi ingredienti? Quindi, qual è la tua ricetta per dalla fabbrica di cella, proprio la Company digitale? Quindi da dove partiresti a ridisegnarla? Ma io, innanzitutto, non sono un esperto, però vi posso assicurare che sono molto appassionato, quindi dedico molto tempo e molta riflessione a questi, a questi temi. E la curiosità che mi è nata, e che si va concretizzando sempre di più nelle, in questi giorni, in queste settimane. È questa, io ho la impressione, la percezione che andare ad innestare queste tecnologie comunque su una fabbrica o addirittura, come dicevi tu, un'impresa che è nata analogica, non consente di cogliere per intero le potenzialità e le opportunità che queste tecnologie ci danno. Per cui cosa farò, cosa faremo nelle prossime settimane, credo anche con i WAI? Faremo un percorso a contrario, cioè in qualche modo capovolgeremo l'approccio, cioè anziché partire bottom up dall'esigenza, andando a cercare la soluzione, la risposta al fabbisogno, partire dal disegno di un'impresa e di una fabbrica digitale e calarlo nella realtà. Banalmente questo cosa significa? E perché secondo me questa è una cosa fattibile? Perché le nuove tecnologie hanno, tra le altre loro caratteristiche, quelle di essere tutto sommato abbastanza economiche, certo. abbastanza certo. buon mercato e questa è una delle cause sì. che le rendono abilitanti. E quindi cosa significa per me questo approccio? Partire da campagne di raccolta dati senza star lì troppo a discernere il dato che potrà essere utile da quello che potrà essere meno utile, cioè costruire un data lake quanto più ampio possibile. Costruire una serie di strati di applicazioni, applicativi per il trattamento di del dato, ben sapendo che almeno in una prima fase i fabbisogni che possono nascere, sono comunque li possiamo circoscrivere ad alcuni. Quindi eh, interventi sul processo eh, piuttosto che eh, workflow, piuttosto che Uh, sistemi di ottimizzazione delle, delle decisioni, quindi dotarsi di tutta la strumentazione e poi passare all'analisi dei problemi, poi calare dall'alto questo, questo nuovo disegno sui processi. Uh, io credo che questo sia molto, sia molto importante per un motivo specifico. Tra il momento in cui nasce l'esigenza e il momento in cui si ha la risposta a quell'esigenza, non possono passare settimane o mesi. Questo è un grosso problema perché inaridisce la volontà, diciamo, la propensione degli operatori a migliorare i processi, avere la possibilità di dare delle risposte rapide è una grande opportunità e secondo me e questo è il punto in realtà da cui sono partito per arrivare a questo effetto, cioè avere delle risposte efficaci ma rapide che attivino ulteriore innovazione, l'ulteriore miglioramento dei processi, lo si può fare solo se predisponiamo un ambiente che sia esattamente finalizzato a questo obiettivo. Wow, bello, una, una, come al solito grazie di questa suggestione, di questa vista della, della, della company, dell'azienda che nasce digitale, quindi dà tutti gli strumenti a servizio delle, delle persone, dei professionisti e dei talenti. Ecco, Ezio, però, in questa nuova azienda, in questo nuovo contesto, quali sono le professioni che nascono? I millennials, come possono essere attratti a questa sfida loro che nascono digitali, no? Come facciamo a renderli immediatamente capaci di poter, anche se sono avvantaggiati rispetto a la nostra generazione, come facciamo a fare in modo che possano essere immediatamente comfortable nel loro con, in questo nuovo contesto? Allora Riccardo, hai usato la parola giusta sfida, io credo abbiamo due sfide oggi. La prima è proprio quella di attrattività. I millennials, ma la generazione Z, quando è ora di fare un colloquio a loro, tanti di noi fanno colloqui spesso, ti accorgi subito che non sei tu che valuti il candidato, ma il candidato che valuta te. Cioè, se lo sappiamo tutti, sono alla ricerca di una purpose, di uno scopo. E quindi per avere davvero i più bravi deve essere in grado di ispirarli e di attrarli. E i misteri di fabbrica non sono poi sempre così attrattivi. L'altra sfida è quella di fare veramente una formazione professionale robusta, di qualità, come diceva il collega di Danieli, che, che parta dal, dal fare. E allora anche qui abbiamo provato a dire concentriamoci su alcuni mestieri che sono quelli della nostra cultura. Ve li elenco e te li elenco. Il primo è il manutentore 4.0, quello con la chiave inglese e con il tablet, perché se mandi solo un fighetto con il tablet nelle nostre aziende, nelle aziende di manufacturing, non lo vogliono. Ma se li mandi solo uno con la chiave inglese, permettetemi la banalizzazione, che non sfrutta, come diceva Pasquale, la potenza dei big data, e eh, dopo due secondi non è più contributivo. E allora abbiamo mixato, Riccardo, la, la tradizione che serve per rispondere ai bisogni delle nostre aziende con l'innovazione. Il programmatore 4.0, un altro mestiere l'esperto di cobotica e di robotica, ma anche lo vedremo dopo e ve ne parlerò il saldatore 4.0. Come l'abbiamo fatto? Facendo formazione noi con la nostra Academy? No. Ci siamo immersi nell'ecosistema della formazione tecnica e professionale, quello degli ITS, degli istituti tecnici, delle scuole professionali e abbiamo messo a disposizione loro quello che noi chiamiamo delle training station, cioè delle stazioni di formazioni su questi mestieri, dei pacchetti formativi per formare gli insegnanti di queste scuole, le nostre certificazioni e abbiamo fatto formazione a questi insegnanti, abbiamo triangolato bene con chi? Con le agenzie del lavoro. Da Umana, Manpower, da Deco ABAP, insomma, siamo stati veramente molto aperti ed è nato un flusso straordinario di formazione tecnica che riesce ad essere attrattivo e riesce a rispondere ai bisogni delle aziende. E un esempio per tutti che noi siamo, dicevamo, presenti un po' in tutto il mondo, ma stiamo facendo un bellissimo progetto con Fincantieri da queste parti che ha un problema di attrazione di saldatori incredibile. Allora se facciamo partire questo video che lascerei sullo sfondo senza la musica, abbiamo immaginato davvero di formare dei saldatori 4.0. Di nuovo c'è la tradizione della saldatura, ma c'è la robotica, ci sono tutti i parametri di saldatura, c'è la possibilità di saldare con la realtà aumentata, la possibilità di saldare utilizzando un robot e quindi siamo riusciti un po' nei due intenti, da un lato ad avere dei giovani che trovassero questo mestiere interessante, perché non è solo come vedete qui la, il lavoro impegnativo di saldare, ma si porta con sé tutta una serie di riflessioni legate alla robotica, alle tecnologie, andremo a saldare nelle navi con dei robot. E quindi l'essere umano sarà colui che programmerà questi robot, sarà colui che farà manutenzione, sarà colui che seguirà un processo con un lavoro estremamente anche pericoloso che verrà fatto dai robot. Ma e qui vedete un po' queste esperienze di augmented reality che però aiutano a risparmiare del materiale, a essere sostenibili e a permettere a questi ragazzi di fare tantissime, tantissime esercitazioni. Eh. Ma il successo di questa esperienza non è la tecnologia. Bene, grazie mille, grazie mille Ezio, grazie mille Massimiliano, grazie mille Pasquale, andi avanti in questo percorso di cambiamento. Grazie ancora. Grazie, grazie. a voi.